Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo bocca secca, cause e sintomi. La bocca secca, o xerostomia, è un sintomo causato da un flusso di saliva ridotto o assente. Una riduzione della salivazione può comportare alitosi, bruciore del cavo orale, irritazione delle gengive, alterazione del gusto, carie dentali, difficoltà a parlare e a deglutire. I pazienti con xerostomia di lunga durata, inoltre, sono più vulnerabili alle infezioni batteriche e micotiche del cavo orale, esempio candidosi orale. La xerostomia si manifesta più comunemente nei pazienti anziani e in quelli che fanno uso di particolari farmaci, anticolinergici, antipertensivi, chemioterapici e molti altri, o si sottopongono a trattamenti radianti per il cancro, radioterapia. La secchezza del cavo orale può essere causata anche da malattie sistemiche, quali sindrome di Sjögren, infezione da HIV/AIDS, lebbra, amiloidosi, diabete e tubercolosi. La bocca secca può essere conseguenza anche di traumi, stati d'ansia, eccessiva respirazione orale e disidratazione. Anche il tabacco e l'abuso di alcolici causano una riduzione della saliva. Possibili cause di bocca secca. Bocca secca è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Bruxismo, iperemesi gravidica, jet lag, sindrome della bocca urente, sindrome di Pickwick, sindrome di Prader-Willi, sindrome di Sjögren, cause rare. AIDS, amiloidosi, ansia, apnee notturne, artrite reumatoide, botulismo, cirrosi biliare primitiva, diabete, herpes zoster oticus, lebbra, sclerodermia, sindrome fibromialgica, tubercolosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it